pronto anche Donato il sacrificato. Così mi becca? Mi becca! Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nusu, Bim, Nu e Gigino Drive. Gli ultimi episodi li abbiamo fatti tutti con il volante, guidacchiando un po' qua e là, cercando di evitare gli incidenti. Ma il reparto Super Confrontini per la sicurezza è tornato. La compagnia Gigino & Co. fa passi da gigante, infatti oggi abbiamo preso un intero capannone per testare i nostri veicoli. Ovviamente la 1 di Gigino è soltanto di prova, dentro c'è anche un manichino che però purtroppo non è supportato nelle auto che andremo a testare noi, perché sono auto vere, delle mod che quindi non permettono questa cosa. Vi faccio vedere il capannone con il povero manichi Gigino. Allora, oggi affronteremo diverse prove con 4, credo. Guardate questa 1 quanto tira. Adesso noi la schiantiamo qua in fondo. Oh, questa è l'area principale. Allora ragazzi, come detto, oggi testeremo dei SUV. Quelli che ho trovato sono 4. Il primo è un BMW X5. L'idea è quella di testarne la sicurezza a 50 km/h, a 100-130, vedremo se lo spazio è sufficiente. Poi la resistenza quando vengono schiacciati da un veicolo pesante. Si entra nell'area illuminata, siamo a esattamente 50 all'ora, gas costante per mantenerli, vediamo l'impatto laterale e valutiamo il comportamento. Un frontale con un muro così a 50 all'ora, giusto incollata nel muro, però a parte questo, cioè l'auto funziona, guardate, gira. I miei dubbi ce li ho, perché comunque quest'auto ha 4 ruote motrici, giusto? Guardate quante ne girano. Attenzione, dal lato di qua, retromarcia, quella posteriore fa finta di girare e poi si incastra, anche andando in avanti la stessa cosa. Dall'altra parte, quella davanti non si muove, quella dietro, davanti non va, va solo indietro. Quindi questa X5 è diventata ad una ruota motrice dopo un impatto di 50 km/h. Bene. Il secondo SUV che hanno accettato di prestarci le case è un altro tedesco ed è un Porsche Cayenne, una serie anche questa non nuovissima, giustamente ce l'avevano lì da buttare in fabbrica Porsche, e allora si fa da cavia per il laboratorio di Gigino. Anche il Cayenne, che sembra equipaggiato dello stesso motore, ma questi probabilmente sono dei motori che avanzano a head sugli affari a 4 ruote, e Gigino li monta su queste auto che ormai non vuole più nessuno, vecchie di serie, e per farci i test. Allora attenzione, perché anche qua entriamo in sala, dobbiamo arrivare a 50 all'ora, ve lo faccio già a rallenti, vediamo. Comunque la BMW, a parte quella storia delle ruote e dell'incollaggio col Bostik sul muro, è andata piuttosto. Guarda, c'è il segno della gomma della BMW lì. Anche qua 50, precisi, perfetto. Oh, questa si è scollata, eh? È anche rimasta insieme. Funziona benissimo. Basta segare via il cofano. No, aspetta, è un po'... anche un po' di convergenza andata, però, eh? Tira a sinistra, guarda. Eh sì. Incredibilmente pure il terzo SUV viene dalla Germania, ce li hanno proprio da buttare, ed è un Volkswagen Touareg, tra l'altro l'R50, mi sa. Vai così. Perché poi se ci mettiamo a pinzare sui freni l'assetto non è neanche neutro. Perfetto, eccolo lì. Ah, si è incollato? No, perfetto. Questo, anche questo non ha accusato per nulla. Però, sì, pure questo un po' di convergenza, però verso destra stavolta, al contrario della... Comunque a 50 km/h, ragazzi, resistono veramente bene. Qui al massimo, ecco, tipo il climatizzatore bizona, è diventato proprio bizona, nel senso che si è spaccato in mezzo, ma per il resto va tutto bene, direi. Oh, il quarto SUV che ci hanno fornito non è tedesco, è inglese, è un Range Rover, è un ma comunque hanno tutti lo stesso motore, mi sembra. Vabbè, che c'è da valutare la carcassa in queste analisi, quindi va bene, insomma, no, sostanzialmente ci siamo. Attenzione, perfetto, l'arrivo, 50 km/h, sbatti. Guarda come oscilla questo, però... Anche lui sta molto molto bene, forse questo mantiene più visibilità, il cofano lo vedo meno ingobbito. Il motore va perfetto, anche questo si è storto? No, questo forse no, attenzione,
forse è rimasto dritto. Vediamo. No, tira un po' a destra. Sì, tira un po' a destra. Meno però, meno. Questo forse è quello che ti porta a casa più facilmente. Un po' strano comunque, mancano dei pezzi, vabbè. Rendiamo le cose un po' più interessanti. BMW X5 lanciato. Vediamo una velocità. Posso andare bene per tutti? Quale potrebbe essere? Vediamo. Dove arriva? 120? Sì, 120. Ah! Questa però fa male. Fa male. Guardate l'appallottolamento. Bello vedere tutta l'oscillazione anche al rallentatore. Non mi arriva a toccare. Allora, il motore c'è, però, da come vedete dal grafico, lì in basso a sinistra è completamente scollegato da tutto. Qui forse qualcosina all'interno potrebbe anche essere successo. Per esempio, il contagiri sarebbe nel vostro scrotarello. Volante però perfetto, in perfetta posizione. Tutto il resto del cruscotto è passato al suo interno, che poi mi sembra che proprio, guarda, il brutto dei danni si sia concentrato giusto sul conducente. Quello a fianco potrebbe quasi star bene. Cioè, guarda che strano, è proprio così. Una bella botta per il BMW. Andiamo indietro anche col Cayenne, perché ho notato che lo spazio non è molto per arrivare a 120 con questi motori che non sono proprio, devo dire, diretti verso il muro, dritto per dritto. Sei incastrato questo, eh? Beh, le condizioni sono più o meno le stesse. No, però, attenzione, vedo una cosa importantissima. Qui all'interno sopravvivi, ma molto di più. E qua niente da dire, ragazzi. Cioè, guardate che bello che è l'interno. Un po' di mal di schiena, due graffietti, se proprio è rimesso in una posizione strana. Ma se non è anche quelli. Hai capito il Cayenne? Il Touareg R50 ha un bel motorone. Quindi, attenzione, facciamolo partire un po' adagio. Perché questo a 120 scarsi in realtà ci arriva senza troppi patemi, eh? Io prendo margine di sicurezza per poter regolare bene la velocità, più o meno come le altre due, più o meno questa, 117-119. Sei incollato? Anche lui. Questo però addirittura ha la trasmissione collegata alle ruote ancora a 120. E anche qui mi sembra di vedere un abitacolo di tutto rispetto. Vediamo qui all'interno, sì, non molto diverso dai 50 all'ora, devo dire. Eppure la velocità è più del doppio. Anche il range, anche lui dotato di un gran bel motore. E poi ci divertiremo un po' a vedere come resistono agli attacchi magari di un camion o di un autobus. Vedremo qualcosa dalla massa imponente. Lanciamo a 120 all'ora nel nostro tunnel di test il Range Rover. Attenzione, siamo un po' oltre. Rallentiamo bene fino alla velocità che ci serve, circa questa. Cos'era quel rumore? E soprattutto cos'è volato? Cosa sta volando? Attenzione, un po' di fumo. Anche qua però trasmissione a posto. Cioè, nel senso, se non fosse incollata magari non gira, ecco. Però qui però qualche danno simile alla BMW lo vedo. Qua come minimo le gambe te le sei tranciate. La BMW tutto. Quindi da questo punto di vista Porsche e Volkswagen si sono comportate meglio a 120 km/h circa. È comunque un test di Gigino, eh? Forse in questo camion possiamo mettere però l'omino che guida, eh? Attenzione, dobbiamo andare indietro tutta. Beh, in retromarcia mi fai 70 all'ora, voglio pensare che sarà devastante questo coso. Attenzione, eh? Ovviamente dobbiamo scegliere una velocità prestabilita pure con questo, per andare a colpire il povero malcapitato. Perché sono ancora in R2? Gigino, i tuoi camion sono rotti, vediamo se questo funziona. Sembrerebbe di sì, è in prima, a detta sua. Ecco il mini Gigino alla guida e siamo pronti per andare a far molto, molto male al Range Rover. Vediamo che velocità può raggiungere sto coso, che peraltro va decisamente storto, lo sapete. Direi 80? No, direi 100 invece. Attenzione, rallentiamo. 100 all'ora precisi, camion con omino. Attenzione, lo vediamo, eh? Contro il Range Rover, eccolo. È l'omino. Oddio, è venuto fuori quasi il muro del range. Porca vacca. C'è da capire una cosa. Questo scarico è del camion o del Range Rover, secondo voi? Peraltro, funziona ancora.
Guarda che bella! No, mi sa che è del Range Rover comunque, perché c'è un pezzo di tubo lì. Questa ruota completamente in orizzontale, bellissimo! Andiamo a posizionare l'X5, veramente una figata l'impatto con il camion. Magari stavolta uno che funziona bene, perfetto. Questo non fa i 100 all'ora però. Eh no, infatti ci vuole questo, si capisce dal sound che è più ignorante. Mettiamo anche qui il finto conducente. Oddio, senti che dieselone. Andiamo a puntare proprio, manco come un segugio, quell'X5 messa lì in bella mostra per il nostro camion ghiotto di danni inflitti. Attenzione. Andiamo sempre dal lato del conducente del camion, che è divertente da veder volare via. 100 all'ora. Oh, un po' meglio. Mi sembrava che fosse sbalzato via prima contro il Range Rover. Certo, ha preso un po' di colpi di frusta vari, però oddio, ma si è sbloccato il cambio, che cosa succede? Camion meglio però, o no? Cioè, quindi potremmo quasi dire che il BMW è buono per chi lo prende, però diciamo che lui, oddio, il volante è staccato, no! Tra l'altro guarda, motore, 4 ruote sterzanti, guardate anche quella dietro, ma il volante è staccato che però gira? In che senso? Scusi, volante! Che fa? Lei è staccato! Non ha capito, non accetta il suo destino, il volo. Ma se vado dentro? Ah, sono dentro? Interessante, molto interessante. Direi di sì. Oh, forse quello è un vetro. Attenzione, vedo le modanature in legno. Qualcosina si riconosce. Intanto l'amico del camion si è addormentato, perché dice, vabbè, quando avete finito chiamatemi, io sto qua che distruggo macchine, non so che cazzo servo. Posizioniamo il Volkswagen Touareg e facciamogli fare la stessa orrenda fine delle altre due. Perfetto, pronto anche Donato il sacrificato alla guida ancora una volta per andare sul Touareg stavolta. Sempre 100 all'ora, mi raccomando, camion, non cambiamo le carte in regola. È un po' storto con questo camion, si fa fatica a tenerlo bene. Ok, ce l'abbiamo già nel mirino, guarda, cerchiamo di beccarlo sempre più o meno alla stessa altezza. 100 km orari, eccoli. Bam! Oddio! È andato veramente in fondo adesso, Guarda Donato lì, che sbatte più volte. Però, camion com'è? Funziona? Quello cos'è? Il radiatore lì davanti, grotto? Lui invece si è proprio disteso sui sedili, ma valutiamo un po' i danni del Touareg, che comunque mantiene la connessione tra volante e ruota anteriore nonostante la posizione, un po' come era stato con il BMW. Anche lui, come il Range Rover, ci tiene a farci vedere lo scarico. Interessante. Motore gira, ma d'altronde il motore è lì, cioè va di fianco, no? Naturalmente però nessun superstite, perché quel blocco di cemento praticamente viene fuori. E beh, insomma, non una gran fine, ecco. Direi di passare all'ultima, che chi è che rimane? Le abbiamo fatte un po' in disordine queste, la Porsche mi sa. 8000 tentativi di far spawnare un Cayenne come si deve, purtroppo queste mod esterne si buggano come non so cosa, ragazzi. Dai, siamo pronti per l'ultimo lancio di giornata con Donato e il camion contro il Cayenne. Questi test molto molto stressanti per il nostro personale volgono finalmente al termine. E poi la giuria sarete voi. Attenzione, perché l'ultima auto a ricevere il trattamento non molto cortese del camion è la Porsche Cayenne. Attenzione, dritto, 100 all'ora. È bellissimo il camion, perfetto, e anche Donato è impassibile, incredibile, è rimasto lì fermo. Il Cayenne, vediamo, ovviamente sì, il volante è mobile per terra, stavolta l'abbiamo colpito un po' più sul davanti, quindi, ma però relativamente, cioè il motore funziona, anche, non capisco come, però mamma mia ragazzi, l'abbiamo quasi tagliata in due, impressionante. Voglio fare, ragazzi, un tentativo guidando il camion dall'interno, a vedere cosa prova il nostro Donato a andare a sbattere in fronte ad un SUV come il Porsche Cayenne. Potrebbe essere qualunque. Vediamo. Ah, Donato. Donato. Dovevi dirmi cosa si prova, Tony. Per concludere, ragazzi, se ci riesco, vorrei fare una cosa molto divertente, ovvero mi serve il controllo IA su questo veicolo. Facciamo andare. Eccolo, è partito. No, no, non doveva andare così. Ecco, così mi becca. Così mi becca. Mi becca!
Continua? Attenzione, non è con te. Oh. Fermo! Scusi, sono già morto. Che fai? Sta facendo tutto lui? Però questi atti osceni, tu sei un camion, quella è una povera macchina. Ollami. Basta. Ah, come si ferma? C'è anche disabled. Ah no, ma perché è lui? Vai, bravo, levati. Vediamo cosa hai catturato. Bravissimo, è un Cayenne. Ci facciamo lo spaghettino stasera, va bene? E su questo, signori, io chiuderei. Fatemi sapere se vi è piaciuto il nuovo magazzino per i test segreti, neanche troppo, di Gigino & Company. Decretate se volete un SUV vincitore. Certo, c'è da dire, come mi avete detto in molti, ma io l'ho fatto anche perché me l'avete chiesto voi di usare delle mod reali, ma ancora una volta abbiamo la conferma che in effetti non funziona tanto bene. Diciamo che con le auto del gioco, sia perché ci puoi mettere i passeggeri, sia perché la fisica è fatta meglio, sia perché non si buggano, ci si diverte un po' di più. Ma se volete, lasciate un bel mi piace, fatemelo sapere nei commenti e torneremo nel capannone della morte. Io, ragazzi, vi abbraccio, guardate la descrizione, vi aspetto su Instagram, secondo canale, tutto quello che volete voi. L'importante è che ci becchiamo, come al solito, nel prossimo video. Un grande abbraccio, ciao!